altri romani della storia che Romeo e Giulietta, ti immagini Romeo e Giulietta romani? Giulietta che mastica la gomma sul barcone con Donato. Quando dicevo Romeo, a Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rinnega tua madre, rinnega a Roma, passa a Lazio. E Romeo, a Giulietta, anche meno, se vediamo un'altra volta. E se ne andava, come minimo. Vecchio frac fatto da un romano. È giunta mezzanotte, si spengono le luci, un uomo con il frac gira per Cinecittà, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, si è sparsa già la voce, chissà quanto durerà. Arriva contromano, uno con la tuta gold e con un tatuaggio che si legge sotto i peli. Casa mia è Regina Celi. Una spranga di metallo dice dammi quell'anello, per Gesù Cristo che c'è il collo, dammi pure quel gemello, dammi pure quel gilet. Er Papillon di seta blu. Si sono aperte le serande, l'hanno lasciato in mutande, una donna dal balcone che gli grida sporcaccione, si è affacciato anche il marito che gli urla pervertito, è arrivata una volante che lo arresterà in flagrante perché ha mostrato il culo in strada e non su OnlyFan. Parappappa. È vero pure il contrario, se non sei romano non funzioni. Siete pronti? Alberto Sordi Veneto, se posso sentire. Senti Alberto Sordi Veneto. Maccheroni, mi hai provocato Maccheroni, ah io mo metto in mano questo damo al gatto e il gatto damo a me. Per fare un figlio ci vuole il seme, per pianta il seme c'è una donna, ma per convincerla a piantare insieme la passi a prende, la porti a cena, dice che a dieta invece si scatena, si magna tutto, fa pure un rutto, tanto che il seme resta sbigottito. Papà, che significa miope? E io rispondevo per quanto ne sapevo, cioè allora miope significa che ci vede bene da vicino, ma ci vede male da lontano, questo è miope. Papà, che significa presbite? Presbite sono io e so che presbite è il contrario di miope, per questo sapevo cosa vuol dire miope. E ho detto allora presbite che ci vede bene da lontano, però ci vede male da vicino. Papà, che significa astigmatico? Sono andato su Google di nascosto per non farmi vedere, chissà che mi credevo. Astigmatico è che ci vede doppio. Va bene? Doppia astigmatico. Papà, dove nascono i bambini? Che domanda fai? Al reparto maternità al piano di sotto? Qui stiamo dall'oculista, non ti confondere. Uffa papà, ma da dove nascono i bambini? Dalla pancia della mamma, lo sanno tutti questo, eh? Papà, ma chi ce l'ha messi nella pancia della mamma sti bambini? E lì gli ho risposto da medico. Oculista. Allora, se la mamma è miope, vuol dire che ci vede bene da vicino, quindi vuol dire che l'ha visto bene chi ci ha messo, lo può riconoscere, quello è sicuramente tuo padre.
se la mamma è presbite vuol dire che l'ha visto arrivare. E poi a un certo punto si è sfogato fino a che non ha visto più, quindi quello probabilmente è tuo padre, ma non ne siamo sicuri. Ma se la mamma è ma se la mamma ne ha visti due, devi sperare che sia astigmatica, altrimenti non lo saprai mai chi è tuo padre. Nasce il primo figlio e chiunque, siccome è il primo figlio, vuole investire su di lui, quindi prendi il primo figlio, lo porti davanti al negozio di giocattoli e dici: guarda, tutto quello che vedi sarà tuo, perché è il primo figlio. Poi nasce il secondo figlio, raddoppiano le spese, però non vuoi fare differenze. E allora che fai? Prendi il secondo figlio, lo porti davanti al negozio di giocattoli come il primo e gli dici: guarda, guarda bene però, perché tutto quello che vedi te lo devi dividere con tuo fratello, ok? Poi vado, terzo figlio, nasce il terzo figlio, lo porti davanti al negozio dei giocattoli cinesi e gli dici: guarda, datte da fa. E chiuso il cerchio, primo, secondo e terzo. Una volta venivi a Roma, chiedevi un caffè, Roma e zone, chiedevi un caffè, ti portavano il caffè, bevevi il caffè e te ne andavi fino a là. Oggi non è più così. Entri dentro un bar, chiedi un caffè, arriva il caffè. E tutti che cercano l'angolazione per farsi il selfie, tutti, e spediscono il selfie nei social agli amici che sono online, insomma, e rispondono: chi co disegna al finocchio, chi co zenzero, chi col cappuccino con la schiuma in 3D scolpita da Renzo Piano. Quindi oggi un barista a Roma non può fare più il barista, deve uscire dalle accademie delle belle arti e deve saper fare le sculture. Il barista, per farti un caffè strutturato, oggi nessuno chiede un caffè e basta, chiede un caffè per fare bella figura. Quindi lo vedi, stanno lì con le cuffie, la mattina entri, stanno lì sul bancone, arriva uno e fa: buongiorno, mi dica, buongiorno, allora senta, guardi, vorrei un caffè d'orzo corretto al ginger, macchiato freddo con una spruzzatina di cacao amaro su due dita di latte di panna di capra parzialmente caprato e due zolletti di zucchero di canna aromatizzato al miele selvatico e al timo silvestre. Il barista risponde: ce l'ho, mi sono permesso di aggiungere con la cannella questa scritta: o zacre octoriam. Dico: cos'è, il latino? No, è mai rotter cazzo al contrario, così nel selfie si legge per dritto e tutti capiscono dove lavoro. Roma, 3 milioni di abitanti, ok? A fronte di 10 milioni di topi. Ultimo censimento di Legambiente, diciamo, se no non capisci. Quando nasci a Roma, vai all'anagrafe, oltre al debito pubblico, ti danno 3 topi. 3 topi pro capite. Certo, li puoi chiamare come te pare. Poi ci fai quello che te pare, tipo mia moglie li mette tutti in fila e li usa come paraspifferi. Quando vedi un topo per Roma, non puoi più dire: oh, che schifo, una vergogna, chiama il sindaco, non si può più stare, ma che schifo, fai il video. No, è tuo il topo. È tuo, ti devi preoccupare eventualmente che fine hanno fatto l'altri 2. Perché se stanno a far danni poi paghi te. Capito come funziona? Quando tu, la proporzione è facile, 10 milioni di topi li metti tutti in fila, fanno 60 volte il giro del raccordo. 10 milioni di topi, 60 volte il giro. Quando leggi code su raccordo, sono code dei topi. Hai capito? Noi siamo famosi un po' per usare alcune parolacce, le abbiamo completamente svuotate di significato, perché il romano non parla per offendere, ma parla per creare delle aspettative. Cioè, tipo, anche quando litiga il romano non vuole litigare, vuole dare l'idea del litigio. Cioè, tipo, te la do una pizza che t'appiccico al muro.
è l'idea di quello che gli succede, capito? Con l'altro se fa due conti dico non mi conviene, ma pisci per muro, non lo so se. Cioè è tutto, capito, in proiezione. Alcuni, perché è il rapporto di causa effetto, te do una pizza che t'appiccico al muro. La causa è la pizza, l'effetto è che t'appiccico al muro. Alcuni hanno il doppio effetto, te do una pizza che t'appiccico al muro, che per staccarte c'è con l'acqua raggia. Tutto dentro. Oppure non so, altri hanno. Alcune parole sono intraducibili. Tipo, ti sporzionerò come un mitile pugliese. A Roma diventa tabro come negozio. Lo senti come suona in maniera più poetica? No, tabro come una. Oppure, non so, un'altra parola che può essere, ti imbarcherò come un velocipede degli anni 70. Te chiudo come una graziella. E te ce manno senza sella. Questa è un'altra cosa che usano molto. Oppure, non so, una. La tua genitrice pratica il mercimonio delle pudenda. Non si dice, a Roma è. A fio della mignotta, capito? Non, in italiano non si potrebbe mai dire una cosa, no? Perché quando parli in maniera stretta, cioè il romano si preoccupa di farti capire quello che vuoi dire, perché se tu prendi il vocabolario, le cose che stanno scritte nel vocabolario non sono reali, cioè la lingua italiana è inventata. La prima pagina del vocabolario tu la apri, cioè la prima parola è abigeato. Sapete cos'è l'abigeato? L'abigeato sarebbe il furto del bestiame. Dico, ma chi è che dovrebbe usare la parola abigeato? Ma tu te lo immagini un contadino che gli fregano un gregge di pecore che deve usare la parola abigeato? Cecilia? Oh Cecilia? Oh Cecilia? Non so come sia potuto accadere, Cecilia, ma siamo stati vittime di abigeato, Cecilia. Tu immagini che un contadino può parlare così? Acaci! Torica da un muro di pecore! Questo. L'abigeato non esiste. Un ragazzo incontra l'ex ragazza e l'altra un po' si incazza. Ma chi è questa qua? 44 vecchi in fila dell'Inps che chiude le due. Bestemmie e batti becchi in fila dell'Inps che chiude le due. Insulti alle impiegate, gli urlano in sei e sputano in due. Le code sterminate, c'ho il 26 ma sta al 1002. Falsi invalidi 102, Pepiala 104. Falti calzoni con lo stemma letro, falti Lacoste con lo stemma geco, o le balioni e sua maglietta vina, dentro ci trova scritto medicina. Dove fai l'americano, 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 ma se cuccia è tutto qua. Tutto il mondo della moda lo disegna, mi ha coniata e ti devi l'assegnare. Le scarpe Louis Vuitton, vestiti Christian Dior, le borse di Chanel, e te le fa la sorella di mamma. Tu vuoi fare l'americano, 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 ma si nasce in Italia. Pure Giorgio Armani viene qua, lo fa per risparmia, Donatella sta lì va, Valentino vive qua. Ti dirò ti dirò che ai miei tempi
Se a scuola scrivevi sul muro, la maestra ti dava uno schiaffo, a casa tua madre te ne dava due.